Ciao a tutti e benvenuti, ne è tornata la Dudu! Miss Clini Clini, la 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 la. Allora, piccolo excursus su che cos'è la To-Do. La To-Do è il mio quadernino delle liste. Non esisteva sul mercato un quadernino delle liste, quindi un coso comodo da portarsi dietro, super flessibile, anche toccoso e carino nel design e possibilmente colorato, con solo liste e data della lista. E quindi l'ho inventato io, non ci credevo moltissimo, cioè quindi era proprio un prodotto fuori programma. E quindi ne ho fatti pochi pezzi, ne ho fatti 1000 pezzi che nel Black Friday sono finiti tutti. Vi siete molto spazientiti con me perché non li ho fatti tornare abbastanza presto. In realtà era solo tempo di produzione, ma anche di questo piccolo ritardo necessario ci faremo perdonare oggi e avrete delle belle sorprese. Allora, questa era la to-do di prima, cioè un coagulato liscio con un solo design, è uscita in verde e in rosa quando era uscita all'epoca. Le pagine non erano numerate e ha 320 fogli di carta 80 grammi molto qualitativa, cioè quindi non è una cosa da decorare per disegnare, ma soltanto per segnare liste. Adesso, per introdurvi la nuova collezione delle to-do, credo che la cosa migliore sia lanciare il reel con il jingle che abbiamo preparato adesso. Hai troppi pensieri, troppe cose da fare, scadenze per ieri, non sai da dove cominciare. Prova To-Do, in colori bellissimi, copertine toccose, template comodissimi, by Carto Cose. E non ci pensi più, To-Do, 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 e non ci pensi più. Il primo quaderno per To-Do List by Creamy Shop, 320 fogli, apertura ultra piatta, 9 colori, pagine numerate, nuovi fantastici design. E non ci pensi più. Intanto grazie millissime per il jingle ad Anna che mi ha aiutato a fare l'armonizzazione e invece a Jubox che invece ha ideato la melodia. Trovate i loro contatti qui sotto, grazie mille ragazzi. La voce che la canta è la mia, ma il merito è tutto loro. La differenza non è solo nei colori ma anche nel coagulato usato, che benché mantenga la stessa morbidezza è in realtà un coagulato non perfettamente liscio, quindi è un pochino più interessante, ricorda un pochino più la pelle ma è assolutamente sintetico. E è più difficile da sporcare, quello di prima era molto liscio e quindi si sporcava anche più facilmente, raccoglieva un po' di sporchino in giro. Come al solito è sempre iperflessibile, si apre come volete, nella pagina che volete, anche nella prima volendo, cioè rimane bene aperta. Si divide in tre collezioni, ossia abbiamo la collezione Celetti, che è questa. La collezione Celetti ha un disegno a tema Celetti e le colorazioni di un Celetti. Ditemi se inizia a diventare monotona dicendo Celetti. E non solo, l'interno ovviamente di ogni collezione è coordinato, nel caso ve lo steste chiedendo, cioè all'interno del viola c'è l'azzurro, all'interno della rosa c'è il viola e all'interno dell'azzurro c'è il rosa. È tutto così bello. Sulla costa è identica alla vecchia To-Do, quindi al simbolino della linea To-Do con la matita e la spunta. Poi abbiamo la collezione botanica o fiorellini, che ha i colori dei fiorellini. Non so, sono stata un po' didascalica forse. L'illustrazione, quella che c'è in oro sulla copertina, è di fiorellini, in particolare fiori di camomilla. Nel verde abbiamo il giallo, nel giallo abbiamo l'arancio e nell'arancio abbiamo il verde. Può sembrarvi un dettaglio di secondaria importanza, ma voi sapete che difficoltà è fare delle gambe colori dove l'interno sta bene con l'esterno e si incrociano nello stesso modo? Marta lo sa. Stavo quasi piangendo seriamente dal fornitore, cioè veramente avevo le lacrime agli occhi, non sapevo come uscirne. Novità di questa edizione è la versione posh o seria, con la H alla fine perché siamo sempre molto seri, ossia una versione un pochino più noiosa per le persone che non vogliono portarsi dietro un celetto, manco a dirlo, è la preferita di Marta. Abbiamo scelto quindi un ottanio, un antracite e un beige. Come al solito dentro sono tutti incrociati, quindi questa al beige e questa all'antracite, questa all'ottanio. La grafica è diversa, la grafica è molto essenziale, c'è solo scritto To Do con il nostro font creamy, quindi neanche con la mia calligrafia. E anche sulla costa ha un simbolino molto più essenziale che è semplicemente To Do con la spunta, quindi diciamo un simbolo della To Do semplificato. Perché abbiamo ideato questa versione? Perché tantissime di voi ci hanno scritto che volevano regalarlo a mariti, padri, fidanzati che non avrebbero accettato i colori, ma in realtà il nostro scopo non è fare un'edizione per la mascolinità fragile, ma traghettare tutti i soggetti che preferiscono la versione noiosa in realtà al fascino della versione confettosa, perché la confettosità non ha genere e non ha sesso.
hanno molto più dettaglio, molta più cura, ma non solo! Hanno anche una feature che voi ci avete chiesto a gran voce. Le prime to-do non avevano le pagine numerate, perché per risparmiare io avevo fatto incidere una sola lastra di stampa, che era con pagine non numerate. E invece queste hanno le pagine numerate, ovviamente da 1 a 320, che sono le pagine della to-do, quindi nella parte dell'indice, nelle prime pagine potete scrivere il numero della pagina e la lista che andate a fare, perché nella to-do si possono fare tanti tipi di liste. Io faccio sia liste giornaliere, quindi quelle cose che devo fare quel giorno, che mi aiuta moltissimo dal punto di vista della produttività, ma anche liste tematiche. Nel mio caso possono essere liste della spesa, ma anche liste di cose da dire in un video della to-do, per esempio, a caso, oppure anche liste di video che voglio fare, liste di cose che cerco in uno studio, anche qui riferimenti puramente casuali, eccetera eccetera. Quindi è utile avere anche un posto dove poter segnare e ricordarsi le liste importanti. Per esempio mio papà le fa solo tematiche, ho scoperto. Ma sì, anche mia mamma. Mio padre si è preso questa, se volete l'edizione The Real Creamy Papi. Sai che me l'ha chiesta sia Davide che Luca quella? Te ne devo dare altre? Ok. L'Ottanio, come ho l'impressione, quante ne abbiamo stampate di Ottanio? Tante, perché abbiamo fatto... conoscevamo i nostri polli, perché poi oltretutto abbiamo... Vediamo, vi sappiamo dire su Instagram se abbiamo azzeccato le proporzioni dei colori, perché ce ne sono alcune di cui abbiamo stampato più pezzi e altre meno. Vediamo se ci abbiamo azzeccato e se vi conosciamo. Abbiamo deciso di mettere disponibile anche in bandola ad un prezzo più conveniente, perché costano come al solito 20 euro l'una. Ho mantenuto lo stesso prezzo nonostante le feature in più, ma se le prendete in bundle risparmiate un pochino. Non solo, adesso con il prezzo di lancio avete anche un cincino di sconto per il lancio, che durerà fino alla fine di questa settimana, cioè oggi è venerdì, fino al prossimo venerdì. Quindi sono disponibili in bundle per collezioni, quindi potete prendervi la collezione Fiorellini, il bundle Celetti, il bundle serio per cartocosi noiosi. Mi dovete far sapere nei commenti, quindi, qual è la vostra serie preferita. Detto ciò, questo è tutto quello che ho da dire della to-do, perché in realtà è un prodotto che io continuo a giudicare geniale perché lo uso tantissimo. Non è perché l'ho fatto io, lo sapete che non tutti i miei prodotti li giudico geniali, li giudico tutti molto eccessivamente carini, ma non tutti geniali. Questo secondo me è un prodotto geniale. Tra l'altro da dipendenza. Sì, che mi ha semplificato la vita. Io senza, cioè per esempio io a casa non ho una to-do e tutte le volte mi trovo a cercarla e Davide ha detto: scusami, ma ne possiamo aprire una che abbiamo sulla mensola e la usi a casa? Perché mi ha visto proprio anima in pena. Non so più. Tipo anche le cose stupide io me le segno anche solo per ricordarmi che ho fatto quel giorno lì. Tipo oggi c'è scritto: chiama Lorenzo per il preventivo, e io so il giorno. Cioè se lui mi dice no, ci siamo sentiti un altro giorno, io dico: no amico, io ho la to-do. Lui avrà una to-do adesso. Sì, anche il fornitore adesso ha la to-do, perché ha detto che gli piacciono talmente tanto che le edizioni maschie, che se ne è tenute due. Quindi sì, tra le altre cose noi scherzosamente le chiameremo edizioni maschie, però sappiate che siamo ironiche. Cioè no, test clinici dimostrano che non vi cade alcuna appendice se siete di sesso maschile e utilizzate quelle da qui a qui. Potete stare tranquilli, ma se comunque preferite queste... Testimonia Silvio. Ok, sì, testimonia Silvio. Silvio ha usato... E ancora tutti i pezzi. Silvio ha ancora tutti i pezzi. Quindi io vi invito ad andare su creamyshop.it per prendere la vostra to-do. Non fatele finire adesso. Se vi piace, prendetevela adesso, ok? Uomo avvisato, mezzo salvato. E dico, per adesso sono solo su creamyshop.it. Vi saprò forse dare altre novità più avanti. Seguiteci su Instagram, anche perché stiamo facendo un piano editoriale molto carino per la to-do, ma non solo. Se usate l'audio del nostro reel, vi ripostiamo nelle nostre storie, sia mie che in quelle di Creamy Shop. Quindi ordinate la to-do ed utilizzate il jingle che è questo. To-do, 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 e non ci pensi più. Per i vostri reel e... Non vediamo l'ora di vedere cosa creerete, non vediamo l'ora di vedere le to-do nelle vostre mani. Vi aspettiamo su creamyshop.it, lasciate mi piace a questo video se vi è piaciuta questa collezione. Madonna, guardate che carina che è! E noi ci vediamo la prossima volta con il prossimo video. Ciao!